Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, farò la TBR autunnale, ovvero tutti i libri che ho intenzione di leggere in autunno. Come sapete, l'autunno è cominciato, finalmente l'estate è finita, non ne potevo più di tutto questo caldo, di tutta quest'estate, e finalmente è arrivato l'autunno e si passa alle letture autunnali. Purtroppo per le letture, diciamo, è iniziata la scuola, quindi avrò meno tempo per leggere, ma qui ho una decina di libri più o meno e spero di leggerli tutti per la fine dell'autunno. Il primo libro che ho intenzione di finire di leggere in autunno, che ho cominciato qualche giorno fa, è Un ponte per Terabithia di Catherine Paterson. Questo libro mi sta piacendo davvero tantissimo, infatti non vedo l'ora di finirlo. Come vedete mi manca pochissimo, tipo una quarantina di pagine, penso di finirlo tra oggi e domani. È un libro che vi consiglio, anche se proprio perché è una lettura propriamente autunnale, secondo me, visto che comincia con l'inizio della scuola e la fine dell'estate, mi ricorda l'autunno, anche se poi si protrae nel tempo per tutto l'anno scolastico e poi ritornare all'estate. Comunque ve la consiglio anche per l'atmosfera che crea il romanzo per sé, e leggete Un ponte per Terabithia, ve ne parlerò meglio nel wrap-up del mese, se non addirittura farò una recensione riguardo, perché ora come ora mi sta piacendo moltissimo. Poi, subito dopo aver finito Un ponte per Terabithia, voglio continuare Le cronache di Narnia. Ecco qui Le cronache di Narnia, questo volumone che avete visto nel book haul di agosto. Voglio continuare Le cronache di Narnia perché io sono fermo al Nipote del Mago, che ho letto una settimana fa più o meno. L'ho finito subito, mi è piaciuto molto. E adesso vorrei continuare con Il leone, la strega e l'armadio, che ho già letto più o meno un anno e mezzo, un paio d'anni fa, in inglese, però non mi ricordo quasi niente, quindi una rilettura fa sempre bene. E appunto vorrei continuare con Il leone, la strega e l'armadio. E per quanto riguarda Le cronache di Narnia, non vorrei leggerle tutte in fila, ma magari inframmezzarle con altre letture, proprio come ho fatto adesso, perché ho letto Il nipote del mago, poi ho messo Un ponte per Terabithia. Adesso, dopo Un ponte per Terabithia, leggerò Il leone, la strega e l'armadio. E dopo Il leone, la strega e l'armadio, che non vedo l'ora di leggere, sono curiosissimo, anche se l'ho già letto, sarebbe una rilettura, voglio leggere assolutamente, questo lo sto aspettando da troppo tempo, Eroi dell'Olimpo, l'eroe perduto di Rick Riordan. Questa è la seconda pentalogia riguardante, diciamo, le avventure di Percy Jackson, anche se comunque Percy Jackson viene messo un po' in secondo piano perché ci sono nuovi personaggi, nuove avventure, e non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Sto aspettando di leggere questo libro da mesi ormai, e infatti appena finirò Il leone, la strega e l'armadio mi fionderò subito su Eroi dell'Olimpo, anche se ahimè sono 500 pagine, con la scuola non so quanto ci metterò a leggerlo, secondo me ci metterò un bel po'. Speriamo bene, perché io non vedo l'ora di iniziarlo, non vedo l'ora di finirlo e non vedo l'ora di continuare questa saga. Per il momento solo il primo volume, quindi leggerò questo e poi ovviamente cercherò di recuperare anche gli altri. Poi dopo Eroi dell'Olimpo, l'eroe perduto, continuiamo con Le cronache di Narnia e abbiamo Il cavallo e il ragazzo. Sì, Il cavallo e il ragazzo, non vorrei sbagliare. Sì, Il cavallo e il ragazzo, che è appunto il terzo capitolo delle cronache di Narnia, leggerò Il cavallo e il ragazzo. Dopo Il cavallo e il ragazzo, ovviamente, comincio questa che è una nuova trilogia, ovvero Le guerre del mondo emerso, La setta degli assassini di Licia Troisi. Perché comincio questa nuova trilogia? Allora, non era in programma di leggere questa trilogia quest'autunno, però ho trovato il primo volume, anche se la copertina non mi fa impazzire, a pochissimo, e quindi mi sono detto prendiamolo, leggiamolo. Volevo leggere assolutamente qualcosa di Licia Troisi, quindi comincerò con Le guerre del mondo emerso, anche se so che prima vengono Le cronache del mondo emerso, ma ho letto che comunque
Cioè, si possono leggere anche prima Le guerre del mondo emerso, quindi mi fionderò sulle guerre del mondo emerso. Spero che mi piacerà come trilogia. Eventualmente, se il primo mi piacerà, continuerò con gli altri due, altrimenti proverò altri romanzi di Alice Troisi perché è un'autrice su cui ho molte aspettative e spero che non mi deluda. Dopo, appunto, Guerre del mondo emerso, la setta degli assassini, continuo con Le cronache di Narnia e il quarto capitolo dovrebbe essere Il principe Caspian. Sì, Il principe Caspian. Quindi continuo con Il principe Caspian e subito dopo Il principe Caspian dovrei essere sotto il periodo di Halloween e sotto il periodo di Halloween ancora non ho in programma alcun libro. Perché? Non ho ancora in programma alcun libro perché avevo voglia di leggere qualcosa di diverso, qualcosa di inerente all'atmosfera di Halloween, possiamo dire, e la mia scelta ricade su Stephen King o Neil Gaiman. Solo che di Neil Gaiman comunque ho già abbastanza le idee chiare, comunque devo scegliere se leggere qualcosa di lui o di Stephen King, mentre per quanto riguarda Stephen King non ho assolutamente le idee chiare perché non vorrei leggere uno di quei mattoni tipo It o comunque altri libri perché la maggior parte dei suoi romanzi sono tutti mattoni, ma vorrei approcciarmi a qualcosa di breve in modo tale da finirlo in poco tempo, non prolungarmi la lettura e appunto di tenermela solo per quella settimana prima di Halloween. E avevo intenzione di leggere La bambina che amava Tom Gordon o Pet Sematary. Oppure, adesso mi sfugge il nome, no, non ricordo il nome, comunque ce n'era un altro. In ogni caso, se avete letto qualcosa di Stephen King, mi raccomando, consigliatemi qua sotto, ecco, non so parlare come al solito, qua sotto quello che avete letto voi, ditemi cosa avete letto, se mi consigliate di scegliere tra Stephen King o Neil Gaiman sotto il periodo di Halloween. E mi raccomando, di Stephen King non scrivetemi appunto mattoni, ma libri che arrivino a un massimo di 400 pagine, diciamo, ecco. Poi, dopo Stephen King, se, dopo il periodo di Halloween, continuiamo con Le cronache di Narnia che mi porterò dietro per parecchio tempo, e appunto con Il viaggio del veliero. Continuo con Il viaggio del veliero, Le cronache di Narnia e poi, dopo Le cronache di Narnia, mi fiondo su un'altra trilogia perché non mi bastava iniziare due saghe, no, ne voglio iniziare un'altra e sto parlando della Trilogia del mondo d'inchiostro di Cornelia Funke. Appunto, questo è il primo volume, Cuore d'inchiostro, che ho intenzione di leggere verso metà novembre. Spero di riuscire a leggerlo, anche questo è abbastanza lungo e scuola permettendo, credo che lo finirò subito perché lo voglio leggere da troppo tempo, finalmente l'ho trovato al mercatino dell'usato, l'ho preso e quindi non vedo l'ora di leggerlo. Io di Cornelia Funke ho già letto Dragon Rider, che in italiano dovrebbe essere La leggenda del Cavaliere di Draghi, che tra l'altro sarà una nuova uscita Mondadori perché è uscito ma è andato fuori catalogo. Vabbè, tralasciamo. E appunto non vedo l'ora di leggere Cuore in inchiostro. Comunque lo stile della Funke, seppure sia molto descrittivo, almeno per me è stato abbastanza scorrevole perché tu entri nella storia, entri nei cioè ti medesimi nei personaggi e quindi diventa una lettura molto scorrevole alla fine e non vedo l'ora di leggerlo perché sono curiosissimo di leggere Cuore d'inchiostro e poi eventualmente di continuare la saga. Poi, dopo Cuore d'inchiostro, ci portiamo ancora dietro le cronache di Narnia che non finiscono più con il penultimo libro che è La sedia d'argento. Le cronache di Narnia stanno terminando. La sedia d'argento e poi un libro che dal titolo comunque non c'entra nulla con l'autunno, però comunque ce l'ho in casa e voglio leggerlo perché voglio approcciarmi a quest'autore che è Wilbur Smith con L'ombra del sole che mi è stato regalato. Quindi ho intenzione di leggere L'ombra del sole perché mi interessa molto comunque leggere qualcosa ambientato in Africa, nei paesi africani, anche se non è il periodo, diciamo. Però voglio approcciarmi al più presto possibile a Wilbur Smith e quindi avevo questo romanzo in casa, perciò mi sono detto leggiamolo in autunno così magari se l'autore, come scrive l'autore, mi piace, se il suo genere mi piace, mi fionderò su qualcosa di lui.
anche in primavera o comunque in estate, che secondo me l'estate è il periodo perfetto per leggere Will Book Smith. Poi, dopo di questo, abbiamo l'ultimo capitolo delle Cronache di Narnia, che è appunto le Cronache di Narnia, l'ultima battaglia. E abbiamo finito le Cronache di Narnia, ho finito le Cronache di Narnia, e con l'ultimo capitolo delle Cronache di Narnia dovrei essere più o meno verso fine novembre. E abbiamo terminato anche le Cronache di Narnia, anche un'altra saga terminata. Periodo autunnale, Volevo comunque rileggere la saga di Harry Potter, solo che ho letto La Pietra Filosofale di recente, comunque perché l'ho letto l'anno scorso, l'ho riletto l'anno scorso, e quindi non mi andava di ricominciare dalla Pietra Filosofale, e quindi ho avuto la geniale idea di ricominciare dall'ultimo libro, che è il mio preferito, e che appunto è Harry Potter e i Doni della Morte. Ho intenzione di leggere Harry Potter e i Doni della Morte tutto il periodo autunnale, magari leggendo uno o due capitoli a settimana, in modo tale da rientrare nell'atmosfera di Harry Potter dopo comunque la fine di tutto, la fine dell'inizio, diciamo. No, la fine dell'inizio, questi discorsi senza senso. Vabbè, comunque ho intenzione di rileggere Harry Potter e poi, infine, nell'ultimo periodo dell'autunno, diciamo, le prime settimane di dicembre, ecco, vorrei leggere un classico natalizio, tipo qualcosa di Charles Dickens, oppure vorrei approcciarmi a sempre qualcosa di Charles Dickens, però o David Copperfield, che mi intriga molto, oppure Le due città, Grandi speranze, che comunque sono tutti mattoni, appunto. Vorrei tenermeli per quel periodo in modo tale che se non riesco a finirli comunque li continuo durante le vacanze natalizie, oppure qualche altro classico. Anzi, se avete qualche suggerimento riguardo ai classici, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto. Il video riguardante la TBR autunnale è finita. Come al solito vi ricordo di seguire i miei link che trovate qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!